Ben ritrovati, mi presento per chi non mi avesse conosciuto nelle puntate precedenti, sono il dottor Paolo Alex Luccioli, sono chirurgo e medico estetico, quindi mi occupo della chirurgia plastica, del volto e del corpo e anche della medicina estetica. La medicina estetica è sicuramente uno dei settori trainanti che anche negli anni futuri tenderà a crescere sempre di più perché sempre di più i pazienti vorrebbero risolvere alcuni problemi senza dover ricorrere alla chirurgia. E oggi questo, grazie proprio alla medicina estetica, a vari tipi di trattamenti e metodologia, in alcuni casi è sicuramente possibile. Parleremo oggi di uno degli argomenti più richiesti nell'ambito della medicina estetica, che sono i filler, cioè i riempitivi, quelle tipo di iniezioni che si eseguono per andare a correggere alcune rughe del volto. E quindi, prima di parlare dei filler, farò dei brevi. Vi darò delle spiegazioni abbastanza sintetiche su quelli sono i processi di invecchiamento, su quali sono i cambiamenti che vengono a livello del volto, per cui le persone invecchiano e quindi dove andremo a eseguire questi trattamenti, proprio per riportare un pochino l'orologio indietro. Ora tutti riescono a riconoscere il volto di un bambino dal volto di una persona anziana, eppur magari avendo difficoltà poi a spiegare che cos'è che il loro occhio vede e che quindi il loro cervello immediatamente percepisce. In realtà ci sono tantissimi cambiamenti, alcuni sono a livello cutaneo, quindi a livello della pelle, e abbiamo chiaramente la pelle cambia, perde elasticità. La pelle tende a cambiare anche di spessore, abbiamo un assottigliamento del derma, che è lo strato più profondo della pelle, mentre lo strato superficiale diventa sempre più spesso, quindi la pelle assume un aspetto più secco, si riempie, questo è molto importante, di discromie, cioè di macchie, che queste immediatamente fanno capire al nostro cervello se quella persona è più o meno giovane. E poi molto importante è quello che succede al di sotto della pelle, cioè i tessuti subiscono delle trasformazioni, soprattutto il volto è pieno di cuscinetti adiposi, cioè di cuscinetti di grasso che con gli anni tendono ad assottigliarsi, quindi si ha una scheletrizzazione del viso, cioè si tende sempre di più a vedere quello che è la parte ossea che sta sotto al viso, si svuotano le tempie. Si tendono a svuotare i cuscinetti adiposi e tutto questo fa sì che anche la pelle e i tessuti molli del viso tendono a scivolare verso il basso e quindi dà un viso con un aspetto convesso, quindi da queste curve sono caratteristiche del viso giovane, si iniziano a formare delle convessità. E infine, anche a livello della struttura ossea, abbiamo un riassorbimento, quindi anche l'orbita tende a ingrandirsi. Io dico sempre, basta guardare il viso di una persona anziana con e senza la dentiera, è evidente come cambia l'aspetto della persona. Quindi, diciamo, tutti questi cambiamenti sono importanti per quello che è l'invecchiamento. Oggi parleremo dei filler, cioè delle sostanze che vengono utilizzate, che vengono iniettate nel viso per recuperare questi volumi che vanno persi oppure che vengono iniettati a livello della cute, a livello della pelle, per ridonare a questa una maggior idratazione. I filler, cioè quindi sostanze riempitive, tradotto dall'inglese all'italiano, esistono di due categorie, quelle permanenti e quelle riassorbibili. Va detto che quelle permanenti praticamente sono scomparse a favore di quelle riassorbibili. Per quale motivo? Perché quelle riassorbibili hanno una durata che può variare da vari mesi a un anno, massimo un anno e mezzo, due, dopodiché queste sostanze si riassorbono. Questo fa sì che anche seppur queste sostanze danno
pochissimi problemi, e se si dovesse realizzare una situazione, un fenomeno avverso, quindi un problema, detto semplicemente, questo è semplicemente temporaneo. Da solo, quando la sostanza si riassorbe, anche il problema è scomparso. Anzi, tra i vari filler riassorbibili, in particolar modo quello più utilizzato è l'acido ialuronico, che ha anche il suo antidoto. Quindi io ho una sostanza che, se voglio, la inietto in questo acido ialuronico e l'acido ialuronico si riassorbe. Questo è il motivo per cui i filler riassorbibili oggi sono molto più utilizzati rispetto ai filler permanenti. Nell'ambito poi dei filler riassorbibili, una volta si utilizzava il collagene, ma il collagene richiedeva dei test allergici, perché raramente poteva dare qualche, diciamo, problema di allergia, ma comportava comunque, il paziente doveva venire in studio, fare il test allergico, ritornare a casa, ritornare dopo un periodo di tempo per poter fare il trattamento. Oggi invece, con l'acido ialuronico, che non dà praticamente mai problemi allergici, se non in casi eccezionali, e non è necessario fare tutta questa trafila. Quindi il paziente giunge allo studio dopo un'accurata anamnesi per vedere se il paziente ha o no nella sua storia anamnestica fenomeni allergici, escluso tutte le varie patologie. Il paziente può direttamente, quindi durante la prima visita, sottoporsi a un trattamento con un filler, quindi in questo caso con acido ialuronico. Ne esistono poi altri di tipo riassorbibile, tipo l'idrossiapatite di calcio, ma questi vengono utilizzati diciamo meno frequentemente, pur essendo ottimi prodotti, proprio perché l'acido ialuronico ha anche il suo, tra virgolette, antidoto. E come si presentano questi prodotti? Sono prodotti, ogni azienda ne ha diversi tipi, e sono prodotti, si trovano in delle siringhe pre-riempite sterili. Quindi il dottore, quando il paziente viene per sottoporsi a questo trattamento, riceverà il trattamento e un cartellino che identifica specificatamente il prodotto è stato utilizzato. Questo è importante, anche così si crea una storia, cioè il paziente sa cosa è stato utilizzato. E quando è che si utilizzano quindi queste iniezioni? Si utilizzano, come dicevo prima, a seconda del problema del paziente, che poi spesso possono essere diversi. Quindi se il problema del paziente è quello di avere una pelle disidratata con piccole rughe superficiali, verranno utilizzati acidi ialuronici e soprattutto diciamo bioristrutturanti, che soprattutto donano idratazione alla pelle, e quindi sono degli acidi ialuronici che hanno una durata più breve e che vengono iniettati con una tecnica microponfi a livello proprio della cute, quindi a livello dello strato più superficiale della pelle, e questi acidi ialuronici ridanno idratazione alla pelle, quindi migliorano quello che è l'aspetto superficiale del viso della paziente. In altri casi molto frequenti invece abbiamo un riassorbimento del tessuto adiposo, e quindi andremo a ridare volume, quindi chiaramente sulle rughe nasogeniene, la ruga della marionetta, lo svuotamento che si forma in questa parte del viso, quindi subito sotto allo zigomo. E potremo dare un leggero volume anche a livello dello zigomo, potremo andare a riportare volume a livello delle tempie. Chiaramente tutti questi trattamenti non è che vengono eseguiti in un'unica seduta, ma possono essere eseguiti piano piano. Quindi la paziente arriva allo studio del medico, fa un trattamento e ritorna a casa, può ritornare a lavorare. Generalmente sono trattamenti che non danno
non danno nessun tipo di problema, a parte un leggero arrossamento che sparisce dopo pochi minuti dal trattamento, raramente qualche piccolo livido, comunque permettono al paziente di tornare alla sua vita sociale. Questo fa sì che questi trattamenti sono molto richiesti, insieme a altri trattamenti di medicina estetica, di cui parlerò in altre puntate, che potrebbero essere ad esempio il botulino e i peeling facciali. Quindi direi, per quanto riguarda questo argomento, di aver terminato, e vi aspetto per le prossime puntate.